Very Disastrous. Beh, le schermate di caricamento sono bellissime. Ti fanno davvero sentire in un episodio. Con le mucche. We've got to try to recover a stolen magic gem. My prime suspect is a jester named Quince. He worked Ok. Oberon and Titania, our old king and queen. Ah, sì, li ho They conosciuti, recently fired grazie. him. So, Quince stole the jewel as revenge for losing his job? He took his jesting very seriously. Now he's causing havoc in Fairy World, demanding his old job back. Ah So beh, we have to fix the stuff in giustamente. Fairy World to find the jester and stop it. With my expert management skills, even your puny trio should succeed. Tutto incattivito. Managing us. By leaving us to manage by ourselves, sweetie. I didn't get any of that. Let's just do stuff and see what happens. This fountain spouts clubs. Weird. Quince must have stolen these clubs from some helpless playing cards. Voglio quella stella. Grazie. Two more and we can grant a wish. Grazie. This is where you can save your game. Just ah, perfetto, possiamo salvare il gioco qui. Ok, effettivamente non mi ricordavo se il gioco salvava in automatico o dovevo essere io a salvare. Ecco qua. Grazie dei soldini. Guarda che bello, santo cielo, sì. Sembra veramente di essere. Wait, I see a wish star. Ma va. Ecco qua. That's one each, except for Wanda. Grazie dei dindini. Sembra veramente di essere in uno degli episodi dei fantagenitori. Questo gioco, quando l'ho scoperto, è stato veramente una rivelazione. Perché al tempo certi giochi non erano possibili farli arrivare in Italia per via, diciamo, originale. Era più probabile che arrivassero per vie traverse, come ho detto nel primo episodio. Ovvero scaricati. Non si fa, non si fa, non si fa, ragazzi. Non bisogna scaricare, bisogna acquistare. Oh no, l'ho stompato. Aspetta. Ecco qua. Madonna mia. L'abbiamo ucciso. L'abbiamo ucciso. Dindini, grazie. Ma la cosa che mi sorprende in realtà, vuoi che sia il convertitore dell'M-Cable, vuoi che sia il Pound che converte l'uscita della PS2 in HDMI, ma la qualità è meravigliosa, cioè è veramente stupendo. Guarda che macchinina, è piccolissima, santo cielo. La qualità è comunque meravigliosa per un gioco di questo tipo. Allora, credo che qui dobbiamo per forza spostarci ogni volta. Ehi, calmo, non ti buttare nel vuoto. Anche se... Scusami, eh. Ok, no, non è... Pensavo ci fossero degli oggetti qua sotto. Poi, ovviamente, sempre io che penso troppo, quando in realtà dovrei pensare molto più... più semplicemente per dei giochi di questo tipo, eh. Stellina, vieni con me. I've got three wish stars. Fairies, do your stuff. We need a little more information than that, Timmy. I need a lot more. Vabbè, giustamente. Poor club free cards. We'll need something for transporting suits. Like a suitcase. Maybe some sort of playing card. No, che è successo? Fermi. Gizmo. Ok, scusatemi, se era per qualche motivo frizzato. Playing card restoration gizmo thingy. I had one of those gizmo thingy. Now you're a lot, Barry. Ha detto un coso per ripristinare le carte. How else would a playing card restoration gizmo thingy work? È bello che non abbia un nome vero e proprio, comunque. Ed è bello che non ci sono i danni da caduta, quindi ancora meglio. Quindi andiamo a recuperare i simboli delle carte con il nostro gizmo thingy. E ora possiamo lanciare i fiori. Ah, pensavo di doverne lanciare quattro. Ne bastava uno solo, scusami gioco. Quindi adesso recuperiamo un altro po' di fiori, che così abbiamo più fiori da lanciare e proseguiamo la nostra direzione. Oh, calmo! Non ti buttare di sotto. Mi dimentico sempre che in movimento e anche da fermo in realtà Timmy si lancia in avanti col cerchio. Allora, qua come facciamo? Come faccio a prendere questi dindini? Bella domanda, probabilmente ci arriveremo più tardi. Non mi sembra di aver lasciato nulla da queste parti. Non è vero, in realtà. C'è quella zona lì, ma che mi sembra che non era accessibile prima. Quindi ci dobbiamo tornare per prendere i soldi. Qua abbiamo bisogno
dei quadri. Qua abbiamo bisogno delle picche. Ok, dobbiamo trovare quindi un'altra fontana. Dobbiamo trovare una fontanella. Ecco qua, grazie gioco dei soldi, che molto probabilmente più avanti ci serviranno per acquistare cose, giustamente. Ora, no, non posso fare il doppio salto sulla scala, peccato. Ecco qua, abbiamo i quadri. Ora, fammi vedere. Qui non c'è più nulla da fare, perfetto. Questo vuol dire... qui. Abbiamo i diamanti. Grazie dei soldi, Timmy. Carta, puoi tornare giù, per favore? Carta, grazie. Uno, due. Stompete. E ora possiamo risalire. Questo gioco è bellissimo, santo cielo. Mi fa sentire di un vecchio in una maniera assurda, ma è bellissimo. Non lo so come mai c'ho questa fissazione per rigiocare i giochi vecchi, ma sincero non mi dispiace. Sincero, mi piace comunque riscoprire questi giochi comunque o che non ho giocato o che non ho effettivamente completato, come in questo caso, perché purtroppo, come ho detto, questo gioco ce l'aveva mio cugino giù a Napoli e di conseguenza non me lo voleva prestare. Non me lo voleva prestare perché diceva: no, è mio, voglio giocarmelo io. E gli do tutte le ragioni per farlo. Ok, mi serve quindi le stelline. Dobbiamo cercare le stelline per poter passare. Dove si trovano le stellines? Si troveranno in questa zona, sicuramente. Qua siamo nella zona del circo. This is the square market, Timmy. Where are all the fairies shopping for the latest squares? I guess the municipal cows must have evacuated everyone after Quince went crazy. Il municipal. Il municipio delle mucche. Intanto lì c'è un altro coso per il salvataggio. Eccolo qui. Mi fa stranissimo vedere un salvataggio della PlayStation 2 con scritto 2021. Mi sento così vecchio. E questo è il negozio. Eccoci qua, vediamo che cosa ha da offrirci il negozio. Allora, abbiamo delle scarpe che lo sprint ci dura di più. Poi, dei pantaloni che ci fanno aumentare il raggio della culata. Qua deve venire. Questo è il Wish Radar, cioè, ti mostra dove sono le stelle. Questo è ottimo. Qua deve venire ancora l'oggetto. Qua deve venire ancora l'oggetto, perfetto. Allora, come faccio a salire qua sopra? Non lo so, dobbiamo cercare il modo per salire. I'm sure something used to be behind this gate. There used to be some rainbow stepping stones and bridges. Ok. I bet that insane jester Quince is on the other side, right? Sicuramente. It must be, Timmy. This is the action of a fiendish vandal. Yeah, he'll suck my blood. That's a vampire, Cosmo. An insane vampire vandal jester fiend from the other side. Come on. Let's find a way to fix the stepping stones before Cosmo uses up his entire vocabulary. Ah beh, prima che Cosmo finisca tutte le parole che conosce. Non penso ci vorrà molto, Timmy, eh. Allora, io sto cercando ancora ceste di... Sto cercando ancora ceste di soldi. Non che purtroppo ce ne diano tante, per carità. Però più che riusciamo a prendere, meglio è per noi. Questo è un trifoglio. Cosa fa il trifoglio? Scusami, è scomparso? Ma il trifoglio è la nostra energia? Può essere. Questo è fiori, perfetto. Ah, ottimo, fin dall'altra parte. Bravissimo, Timmy. Bravo, bravo, bravo. Allora, questo vuol dire che da questo lato non possiamo fare più nulla. Da questo lato arriviamo di qua. Oh, Dio mio. Ogni volta che cado in sti giochi... Cos'è? Red Elf. Ah, uno sticker. Non fanno niente, però sono divertenti da collezionare. Immagino. Immagino quanto siano divertenti. Comunque ho visto che mi servono delle picche. E le picche ce l'avevamo da questa parte. Prendiamoci le picche. Grazie. Sperando più che altro
che quando dobbiamo passare il ponte Timmy non assorba altri tipi di simboli delle carte. Vedi, questa è energia. Ah, vedi, è scomparsa perché abbiamo l'energia piena, perfetto. Passiamo di qua e prendiamoci tutto il denaro che riusciamo, perché non siamo lontani dal 100 e sicuramente a fine livello non saremo neanche lontani dal 150. Vengi qui che ho bisogno di tutte le monete possibili. Grazie. Ecco fatto, come faccio a passare da questo lato? C'è qualcosa di nascosto? Allora, lì c'è un elfo. Lì ci sono altri pacchi regali che dobbiamo prendere. Ho bisogno dei fiori, oh. Bisogno dei fiori ora, santo cielo. Oh, che palle. Vabbè, domanda strana che effettivamente potrebbe rispondersi in modo semplicissimo, ma mi chiedo se esista una speedrun di questo gioco. Secondo me sì. Secondo me esiste, ma proprio senza neanche ombra di dubbio. Timmy, non il cerchio. Ok, però come faccio a passare di là? Per adesso non lo sappiamo. Per ora dobbiamo seguire questa strada. Grazie dei soldi. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Lì c'è una carta, ma non credo che ci arriverà mai, cioè, neanche a sperarlo. Guarda, sono nella direzione giusta, ma non ci arriva. Mi chiedo se a quel pacco regalo, però... Io ci arrivo, non credo proprio, però per fortuna ho beccato una piattaforma e mi sono salvato. Benissimo, proseguiamo. Lì c'è una stella viola che probabilmente indica il nostro secondo obiettivo. Lì c'è un altro punto di salvataggio, perfetto. Vedo dei colori, probabilmente dovremmo infilarci dentro qualcosa di un colore preciso. Ehi là. This is the fairy dairy. Who's this guy? He says he's the fairy fairy. He's worked with cows for so long, he speaks like they do. Ma no, ma come? Moo. Moo. Ah, beh. He says his three cows are missing from the cow shed. I assume that he wants our help then. Moo. The cows have been scared away from their shed by Quirks. Ho sentito un pollo. And the cow shed activates the rainbow bridges? Moo means all that. It's all in the context. Context and nuance. Vabbè, è tutto nel contesto, giustamente. Oh, calmo. Dov'è finito? Ma porca. Vieni qui. Maledetto. Fermati. Fermati che non ho più stamina. Merda. But how does it work? I've seen these on TV. Cow activated switches. Oh, dai, continua a sfuggirmi, dannazione. Presa. Ecco qua, buttiamo le picche. Lì c'è un'altra stellina che questa volta non ci sfuggirà. Grazie. Oh, calmo, calmo. Aspettiamo che facciamo il giro così prendo le monete. Certo, avere il radar sicuramente potrebbe essere utile, perché almeno le troviamo subito le stelline. Però avere le scarpette che ci fanno fare lo sprint più a lungo sarebbe un'idea altrettanto interessante. Sarebbe un'idea altrettanto utile e interessante. Adesso vediamo. Ma io posso entrare in acqua? No. Timmy non sa nuotare, benissimo. L'importante è saperlo. Rompiamo le casse, prendiamoci le monete, siamo a 100, perfetto. Qui abbiamo le picche, questo vuol dire che possiamo andare da questa parte. Con i fiori possiamo andare dall'altra parte ancora, ma prima ci tocca tornare indietro per prenderli i fiori. Però prima, aspetta un attimo, la telecamera, grazie, no. Timmy, ecco qua. Good luck, che cos'è? Cosa abbiamo preso? Ah, ci sono 6 clip, 6 sticker, 6 trifogli e 300 monete. Incredibile. Mi chiedo se bisogna fare più di un giro però per completare il tutto. È molto probabile. Grazie stellina. Voglio qualcosa per parlare con le mucche. I'll do this one. I'm a cow expert. Haven't you
ever seen a cowboy movie? Oh yeah, I watch the Bovine Adventure Channel all the time. I bet. I think it's perfect. Fairy cows are very safety conscious and always look after their calves. So they'll follow me when I wear this ridiculous outfit? Well, okay. Giustamente. Go Team Cosmo! Go Team Cosmo. Oh, Timmy, quanto mi dispiace. Allora, prima di tutto, andiamo dalla prima mucca. Ehi, vieni qua. Bravissima mucchina. Oh, ehi, calmi. Ah, posso attivarlo e disattivarlo. Ho capito, perfetto. Ma dai, a saperlo la infilavo dentro prima, ma scusami. Ho capito, ma me lo dicevi, la facevo entrare subito. Mucca? Ok. C'è un raggio perché io attiri la loro attenzione. Dai, sali qua. Sali qua. Qua dentro, forza. Come faccio a farla entrare? Ah, ok, dovevo disattivarlo, perfetto. Vai, ci vediamo dall'altra parte. E io come la prendo la mucca ora? Cioè, nel senso... Ah, ecco. È dall'altra parte, perfetto. Non avevo capito in che direzione era finita. Vieni, mucchina. Allora, questa è quella verde. Questa è quella verde. E la infiliamo qua dentro. Qui, forza. Se sono troppo lontano si distrae. Dai. Vediamo. Ah, devo farle fare pure il giro. Benissimo. Dai, vieni con me, forza. Dai, vai a casa. E i diamanti ora fuoriescono. Una confusa cow in meno. Andiamo a prendere le mucche. Quanti soldi? Mi chiedo se riusciremo. Vabbè, aspetta. Basta fare R2. Mi chiedo se riusciremo a fare tutte quante le monete. Ne dubito fortemente, ma ehi, mai dire mai. Allora, dov'è la prossima mucca? Eccola qui. Allora, calmi tutti. Vediamo, vediamo. Lì c'è un trifoglio, lì c'è l'ascensore e qui c'è la nostra mucchina. Ed è quella rosa. Vieni, attivalo. Ora, vieni con me, attiva l'altro ponte, forza. Qui, vieni. Brava mucca. Che così mi prendo anche il trifoglio, visto che prima ho perso uno di energia. Grazie. Mucca, le devo chiedere di rimanere ferma. Brava. Ci riprendiamo. Ah, no. Ok. R2 fa la telecamera. Però L2 cambia l'oggetto, perfetto, ora lo sappiamo. Cosa ti serve? I quadri, ecco a te. Ora, dobbiamo riportare la mucca indietro. Sai che novità. Mucca, venga con me per favore. Mucca, vieni. Forza, passa su questo di ponte. E ora entra qua dentro. Bravissima. Oh, cau, no, è scesa. Stupido, dovevo aspettare un attimino. Hai ragione, mucca, è colpa mia. Guardala che sta svarionando. Ed ora c'è salita, brava. Ed ora è passata dall'altra parte, bravissima. Venga qui con me, signora mucca. Anche se effettivamente il ponte potrebbe non servire, visto che avevamo quello lì di carte, ma è... ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Wanda, scusami, Scusa proprio la franchezza. Ci manca solo quella Ciano. Vai, mucca. Rientra dentro il tuo luogo d'origine. E ora abbiamo i cuori. Ottimo. Abbiamo anche un altro coso di soldi. Ed eccolo qui. Quanti soldi? Una decina, vabbè. Sempre meglio di nulla, Prendiamo i cuori.
e apriamoci il passaggio, Timmy, santo Dio. Pensavo che era un ponte, invece. Questo coso di fieno è sospetto. Ma perché ci sono rumori di galline se non ce n'è neanche una in giro? Boh. Ah, vuoi vedere che però il fieno se lo mangiano? Vuoi vedere che magari il fieno se lo mangiano le mucche? Può essere. Qui abbiamo uno switch. Lì ci servono le picche. Ok, dammi un secondo. Dammi un secondo perché potrei anche semplicemente cittare. Cioè, nel senso, senza stare lì a farmi chissà quale passaggio. Basta che vada a prendermi le picche qui. E a meno che per forza i cuori adesso non entrino dentro. No, sono caduto. Dicevo, a meno che i cuori non entrino automaticamente dentro, noi ce li teniamo le picche. Apriamoci il passaggio. Grazie. Apriamo anche il secondo passaggio e ci andiamo a prendere i soldini. Perfetto. Guarda queste trappole che ogni tanto saltano il ponte per qualche arcano motivo. Quanti? 5. Ok, ho capito che quelle verdi sono 5 monete, quelle blu sono 10 monete. Chissà se ce n'è uno da 20 o da 15. Probabilmente no, però va bene uguale. Oh, lì c'è un coso di soldi, aspetta. Vabbè, io comunque furbo, ho fatto la furbata, sono andato a prendermi le picche dall'altra parte quando me le davano già qui. Genio, sono un genio. Ma proprio di... a livelli maestosi anche. Allora, mucca, resta un attimo lì. Che io devo prendere ste monete. Pensa te che infami. Te le nascondono anche dietro i palazzi pur di non farle trovare. Vieni con me, mucca, ora. Potevo anche aspettare, per carità. Lì tra l'altro c'è un altro pacchetto regalo. Come ci arrivo là? Adesso vediamo. Vengi con me, signora mucca. Forza, entri dentro. La ringrazio. E ora mi segua, per favore. Attivi questo ponte. Bravissima. Attivi anche il secondo ponte. Brava. Aspetta, ho già capito. Ho già capito come arrivare lì. Ci sarà, perché ci sono molte di queste pedane che fanno il fumo. Avremo un altro oggetto che ci fa salire col vapore e ci farà prendere le casse nelle zone alte. Anche lì probabilmente. Venga qui, signora mucca, forza. Il nostro lavoro qui è completato. Entri dentro. E tutte le loro mucche sono al posto. And look, a weird spiky trail of magic. That happens all the time in fairy world. It's fixing the rainbow. Succede sempre nel mondo delle fate. Bravissimo. That's okay, dairy fairy. Un altro sticker. They don't do anything but they're fun to collect. Giustamente. Allora, ci servono i fiori. I fiori dov'è che erano? Qui? No, qua ci sono le spade, qua ci sono i cuori e lì ci sono i quadri. Questo vuol dire che dobbiamo tornare indietro. Siamo a 137 monete. Se aspettiamo ancora altre 13 monete, possiamo prenderci quello per lo sprint, che mi sembra un filo più utile rispetto a quello del radar e che sinceramente potremmo prendere anche dopo per il prossimo livello. Tanto adesso ci manca solo altre tre stelline. Eccoci qua coi fiori. Qua, da questa parte. Aspetta. Ok. Preso. Ed ecco qui. Altre 5 monete. Perfetto. Credo che in quest'area io non abbia dimenticato più nulla. Possiamo cadere di sotto. Bravo Timmy.